Conosco i problemi della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno, ma oggi a Palermo ho visto tanta gente che ha voglia di impegnarsi per cambiare le cose. Sono queste le parole del Premier Mario Monti a Palermo, dove prima a Palazzo Comitidi, sede della provincia di Palermo, ha partecipato ad un incontro organizzato dall'ANCI Sicilia, poi al Teatro Politeama, all'incontro sul tema sviluppo, equità e lavoro, le priorità per la Sicilia. Pur essendo un uomo del nord, confesso che non ho mai capito cosa sia la Padania, anzi dubito che esista, ha detto. Conosco la situazione siciliana, so che ci sono tantissime cose da migliorare, ma oggi ho visto in questo teatro stracolmo una Sicilia che ha un'enorme voglia di impegnarsi da parte della società civile e per, diciamo, rimboccarsi le mani e dare un vero contributo molto attivo e molto fattivo. E del resto io ho detto loro che più che un problema del Mezzogiorno, io vedo un'enorme potenzialità del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare per lo sviluppo dell'Italia nel suo insieme. Poi Monti snocciola la ricetta per migliorare la situazione italiana. Bisogna migliorare le politiche sul piano nazionale, in questi durissimi 14 o 15 mesi abbiamo già cominciato a farlo e poi bisogna usare meglio gli strumenti che sono disponibili per le politiche di sviluppo di una regione come la Sicilia, come i fondi strutturali abbiamo fortemente accelerato in questo periodo e bisogna anche curare di più le infrastrutture, ma anche una armoniosa fusione tra i beni culturali, il turismo, tutte cose che si possono fare e che però richiedono una politica diversa da quella degli ultimi 20-30 anni. E sulle parole dette da Silvio Berlusconi e dall'ex ministro dell'economia Tremonti, secondo cui il paese tornerà presto al voto, Monti ha risposto. Ma voi mi citate due personalità della politica e i loro infausti presagi. Queste due personalità, quando erano al governo dello Stato, hanno creato una situazione di emergenza nella quale la politica tutta ha chiamato uno spicchio della società civile da me guidato per trarre il paese dall'impaccio. Mi permetterete di non commentare le affermazioni di queste persone.